Viabilità ad Altamura nelle zone extraurbane, sopralluoghi dell'ANAS per la realizzazione di rondò per migliorare la viabilità in alcune zone critiche dell'area extraurbana della città. Con l'assessore ai lavori pubblici Pietro Ciccimarra facciamo il punto sui lavori che saranno realizzati. Abbiamo monitorato questa mattina con l'ingegner Di Gesi, che è il direttore dei lavori della tratta che riguarda la nostra circonvallazione. Abbiamo monitorato i lavori in esecuzione. Diciamo subito che sono quasi al 40%, quindi è pienamente rispettata la tabella di marcia che l'ANAS si era prefissata per la conclusione dei lavori. Ma noi siamo qui in via Carpentino in particolar modo perché all'altezza in cui siamo adesso verrà realizzato un rondò e stavamo prospettando una soluzione ideale per i nostri concittadini che abitano in Parco Bersaglio per cercare di una soluzione ideale per l'immissione degli stessi sia sul rondò costruendo che sulla statale. Siccome la situazione è alquanto pericolosa, il sopralluogo è stato necessario perché stiamo valutando tutte le ipotesi sul tappeto. Infatti adesso ci sposteremo ancora più giù su via Carpentino perché capiremo se non dovesse essere possibile l'uscita dei nostri concittadini da Parco Bersaglio sul rondò, prospettare un'uscita a valle per consentire loro comunque di non essere ingabbiati, evidente, nelle loro case e quindi avere una facilità di uscita sia per raggiungere la città che per raggiungere la statale 96. Per quanto riguarda invece il rondò sulla statale 96, sulla circonvallazione, parliamo della zona della Graviscella, via Selva e via Ferrirocco. Posso dire con assoluta certezza che parlando con altri responsabili dell'ANAS, perché non è l'ingegner Di Gesi deputato a questo progetto, loro ci hanno assicurato che presenteranno al comune di Altamura, che quindi approverà con un atto di giunta entro la fine di questo anno, il progetto per la realizzazione di questi rondò. Anche con loro stiamo ragionando perché, come tutti sappiamo, lì ci sarà un problema, soprattutto in via Selva, per l'attraversamento pedonale dei nostri concittadini. Stiamo valutando l'ipotesi migliore anche per quanto riguarda quella problematica, però con certezza assoluta posso dire che entro la fine di questo anno la giunta municipale approverà il progetto che l'ANAS sta per presentarci della realizzazione dei tre rondò sulla statale. Entro la fine del 2018, quindi per l'evento europeo e mondiale di Matera 2019, deve essere pronto sia il tratto della statale 96 con l'innesto sulla statale 99.